Genesi 12, i primi tre versetti. Or l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione, e ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione, e benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò quelli che ti maledirà, chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte, eccolo qua, tutte le famiglie della terra. Dunque nella prima, cioè all'inizio della storia della salvezza c'è già questa parola stupenda, straordinaria. Poi leggiamo tra i tanti, tantissimi, Romani 11, lettera ai Romani, capitolo 11, dal versetto 32. Romani 11, versetto 32. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. E qui l'Apostolo Paolo, davanti a questo tutti, non ce la fa più. In un certo senso, cioè non ce la fa più a ragionare, a proseguire il discorso e esclama, cioè si apre a una lode di Dio, che è quella dei versetti successivi. Oh profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Capito? Cioè, davanti a questo tutti tu non sai più che cosa dire, puoi soltanto inneggiare. Dice, ma profondità insondabili del pensiero di Dio. E poi leggiamo una parola di Gesù, anche qui ce ne sono tante, ma una. Matteo 11, versetto 28. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. I cieli e la terra passeranno, dice Gesù, ma le mie parole non passeranno. Beati coloro che le ascoltano e le mettono in pratica. Amen.
Raccogliamoci in preghiera. Signore, anche noi siamo sbalorditi davanti a questo tutti, noi che siamo così pochi, noi che siamo così piccoli, noi che neanche con la globalizzazione riusciamo ad abbracciare tutti. Viviamo nel mondo degli esclusi. Forse siamo noi che escludiamo. Grazie per metterci davanti e dentro la nostra coscienza questa piccola grande parola che tu hai pronunciato fin dall'inizio, tutti. Questa parola è un balsamo, questa parola è un fuoco, questa parola è un vento che accarezza la nostra anima, questa parola è vita, anzi è vita eterna. Così scrivila dentro di noi oggi, in questo culto, in questo momento, affinché non la dimentichiamo più ed essa ci guidi, diventi la stella polare della nostra vita. Grazie, Signore, per questa tua parola. Amen. Vi leggo il testo della predicazione di oggi. Si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 12, un versetto 32. È Gesù che parla e dice: io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Cari fratelli e sorelle, un mesetto fa un amico mi ha fatto un bel regalo. Mi ha regalato una favola moderna che io non conoscevo, di uno scrittore brasiliano che si chiama Coelho, Paulo Coelho. Mi è parsa così bella e così evangelica che ve la voglio raccontare, perché ci aiuterà a capire questo testo che ora ho letto. E quando l'ho letta, mi ha fatto pensare alle parabole di Gesù. Rassomiglia a una parabola. Le parabole che Gesù raccontava per cercare di far capire quello che lui chiamava il mistero del regno di Dio. Cioè, il mistero della presenza di Dio nel nostro mondo. Ora ecco la favola. Un uomo aveva un cane e un cavallo. Voleva molto bene sia al cane che al cavallo. Un giorno si misero in cammino. Scoppiò però un grande temporale. Cadde un fulmine e morirono tutti e tre. Solo che non si accorsero subito di essere morti, perché sembra che
I morti ci mettono un po' di tempo prima di capire di essere morti. E così continuarono il loro cammino. Cammina, cammina, cammina. Il sole picchiava. Erano belli stanchi e assetati e tutto un tratto finalmente trovano un portone bello, invitante e un signore, un guardiano che era seduto lì accanto alla porta. Allora il viandante chiede: che posto è questo? E il guardiano risponde: è il cielo. Il cielo. Che bello, siamo arrivati in cielo. E aggiunge: abbiamo fatto un lungo cammino, siamo tutti stanchi e abbiamo una grande sete. Per caso c'è una fontana qui, dietro questo portone? Come no, dice il guardiano, guardate lì, un grande, bellissimo piazzale e al centro una fontana zampillante. E il guardiano dice: entra pure e puoi bere a volontà. Il viandante dice: anche il mio cane e il mio cavallo hanno sete. Ah, dice il guardiano, mi rincresce, ma qui è vietato l'ingresso agli animali. L'uomo ci pensa un po' e poi non ha il coraggio di andare a bere lui e lasciare i suoi amici assetati. E allora dice: grazie, ma andiamo avanti. E così non entrano e proseguono il loro cammino. Cammina, 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 sempre più stanchi, sempre più assetati. Arrivano a un'altra porta, non così bella, ma comunque una porta, e un altro guardiano che è lì a vigilare. Il viandante gli dice: abbiamo fatto un lungo viaggio, siamo stanchi e soprattutto abbiamo una grande sete. Per caso dietro questa porta ci sarebbe una fontana dove ci possiamo dissetare? Come no, dice il guardiano, andate avanti e lì tra i massi troverete una bella sorgente e lì vi potrete dissetare. Allora tutti e tre entrano, bevono, sono felici, finalmente stanno bene. Ritornano verso il guardiano e gli dicono: scusi signore, ma che posto è questo? Il guardiano dice: è il cielo. Il cielo. Ma siamo appena passati da un altro posto poco prima e ci hanno detto che quello era il cielo. No, no, quello non è il cielo, dice il guardiano, è l'inferno. L'inferno. Ma allora dovreste vietare a queste persone di dire che il cielo, che l'inferno è il cielo. No, no, siamo ben contenti, anzi ci fanno un grande piacere a creare questa confusione, perché lì si fermano tutti quelli che amano se stessi più dei loro amici. E questi non arrivano mai fino qua. Questo è il racconto. L'autore poi trae una morale, diciamo così, dicendo: trovare un amico è una grazia. Avere un amico è un tesoro. Conservare un amico è una virtù. Essere il tuo amico è un onore.
Quando ho letto questa favola, quello che mi ha colpito non è il tema dell'amicizia, che pure è il tema di questa favola, ma il tema della esclusione. L'inferno è il luogo dell'esclusione. Qui non è permesso l'ingresso agli animali. Qui non è permesso l'ingresso ai neri, come ho visto tanti anni fa, 50 anni fa, negli Stati Uniti, ancora prima di Martin Luther King. Qui non è permesso l'ingresso ai cani e agli ebrei, avevano scritto i nazisti su tanti negozi della Germania hitleriana. Qui non è permesso l'ingresso ai clandestini, come sta scritto, con lettere invisibili su tutte le nostre coste. Ma più ancora sta scritto sui nostri cuori, che è ancora peggio. Ancora peggio. L'inferno viene di solito raffigurato come il luogo delle sofferenze, dell'espiazione, delle pene. No, no. L'inferno è il luogo dell'esclusione. Dove c'è esclusione, c'è inferno. Il paradiso è il luogo dell'accoglienza. Dio è accoglienza. Credere in Dio significa diventare accoglienti. Questa lunga, forse troppo lunga, introduzione ci porta però direttamente al messaggio che è contenuto, come la perla è contenuta in una conchiglia, il messaggio del testo che vi ho letto di Gesù che dice: quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Non dice trarrò qualcuno. E non dice neppure trarrò molti, dice trarrò tutti. Se dicesse qualcuno, molti sarebbero esclusi, non sarebbe il paradiso, sarebbe ancora l'inferno. Se dicesse molti, qualcuno sarebbe escluso, non sarebbe il paradiso, sarebbe ancora l'inferno. Gesù dice tutti, senza eccezioni. Ma qui, naturalmente, arrivano le obiezioni. Soprattutto due grandi obiezioni. L'obiezione dei non credenti, come vengono chiamati, non so se è giusto o sbagliato, e l'obiezione dei credenti. Anche i credenti obiettano a questo tutti. Allora l'obiezione dei non credenti qual è? Ma io non voglio farmi attirare da Gesù. Non voglio. Attiri chi vuole, ma non me. E allora, che cosa succede?
se uno dice attiri chi vuole ma non me. Non succede niente, perché Gesù non obbliga nessuno, non ha mai obbligato nessuno. Pensate, non ha mai obbligato neppure quelli che ha guarito. Sarebbe logico che avesse detto, beh, insomma, ti ho guarito, ora per favore vieni dietro a me, insomma. Un minimo di gratitudine, no, mai, mai. A nessuno di quelli che Gesù ha guarito ha mai detto vieni e seguimi, mai. Anzi, voi sapete che chi si proponeva come essere discepolo di Gesù più di una volta ha detto, ma guarda che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo, cioè lui, non ha dove posare il capo. Quindi pensaci bene, nessuno è obbligato a essere cristiano, nessuno è obbligato a seguire Gesù. Gesù chiama, questo sì, e non si stanca di chiamare, ma non obbliga. Gesù bussa, questo sì, e non si stanca di bussare, ma non sfonda la porta. Tutto avviene nella libertà. Dio, il Dio che conosciamo, che Gesù ci ha rivelato, è un Dio che ama nella libertà. E se tu ami Dio, anche poco, amalo nella libertà. Se non lo ami nella libertà, non lo ami veramente. E se ti senti costretto dalla famiglia, dalla tradizione, dalla convenienza sociale, da mille motivi, se ti senti costretto a credere in Gesù, fermati, non sei sulla buona strada, perché la strada della fede è la strada della libertà. Quindi, che cosa dico a colui che mi dice Gesù attiri pure tutti ma non me? Io gli dico, Gesù non ti obbliga, ma neppure ti esclude. Ecco, questo lo devi sapere, questo te lo devo dire. Ma poi c'è l'obiezione dei credenti. E questa obiezione l'ho anche trovata in più di un commentario che io ho letto per preparare questo messaggio. Ho letto i commentari e lì subito cominciano a dire ma tutti quelli che credono naturalmente, questo privilegio non lo vogliamo perdere. Tutti quelli che credono. Cioè, non sono più tutti, perché non tutti credono. E allora se tu mi dici che questo tutti vuol dire tutti quelli che credono, non sono più tutti. Qualcuno, magari molti, ma del resto anche Gesù, dicono questi qua, anche Gesù ha detto molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Capito? Abbiamo paura di questo tutti, questa è la verità. Ci spaventa. Tutti sono troppi, come facciamo? Poveri noi! Poveri noi! 60 milioni di italiani non sono troppi,
ma 20.000 immigrati sono troppi. Quelli sono troppi, 20.000. 60 no, milioni no, quelli vanno bene. Ma 20.000, per carità. Tsunami! Ha avuto il coraggio di dire il nostro premier, una vera bestemmia, una vera bestemmia, una vera bestemmia. Tutti sono troppi. E allora cominciamo a mettere qualche paletto. Dice, no, sono quelli che credono. Cioè, quanti? Boh. Non oso contarli. C'è Nietzsche, il famoso Nietzsche, che ha detto di cristiani ce n'è stato uno solo e quello l'hanno messo in croce. Forse non aveva torto. Dobbiamo accettare questo tutti che ci spaventa. L'Evangelo di oggi è questo, accettare il tutti che Gesù ha pronunciato poco prima di morire. Questo tutti vi ho letto due o tre brani dalla scrittura che contengono questo tutti, perché questo tutti è scritto nel cuore di Dio. No, prima che essere scritto sulla Bibbia, è scritto nel cuore di Dio. E allora ci sono tantissimi passi, io ve ne ricordo solo due, oltre a quelli che abbiamo letto. Una parola di Gesù, quando, guardando i discepoli e la folla, intorno a lui dice, voi siete tutti fratelli. Perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. È una parola dell'Apostolo Paolo. Vi è un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Ma a parte i versetti, che ce ne sarebbe una sfilza, a parte i versetti, ci sono i fatti costitutivi della fede cristiana che ci portano nella direzione del tutti, e cioè, primo, l'incarnazione. La parola, dice l'Evangelista Giovanni, è stata fatta carne, cioè umanità, e non dice carne ebraica, carne cristiana, carne musulmana, carne agnostica, carne atea, carne buddista, no, carne italiana, carne africana, carne, carne, umanità. Dove c'è umanità? C'è l'incarnazione di Dio. È Pentecoste. Pentecoste. Voi ricordate che cosa è successo a Pentecoste? Non è soltanto che lo Spirito ha soffiato, perché lo Spirito ha soffiato tante altre volte. Pentecoste non è quello. Pentecoste, cioè l'unicum, la caratteristica, il tratto saliente di Pentecoste è che lo Spirito è stato sparso su ogni carne. Su ogni carne. Su tutti. Sui vecchi, sui giovani, sui bianchi, sui neri, addirittura sui servi e sulle serve, dice il profeta Gioele, che l'apostolo Pietro ripete
sui servi e sulle serve, cioè gli ultimi degli ultimi, quelli che non conta niente, non contano oggi, ancora meno contavano allora. Lo Spirito Santo, cioè Dio, sparso su ogni carne. Vedete come questo tutti è dentro la realtà stessa di Dio, del Dio che noi crediamo, del Dio che noi confessiamo. E allora questa parola tutti, si capisce, è grande, è troppo grande per il nostro piccolo cuore, per il nostro piccola, nostra piccola, il nostro piccolo orizzonte. Ecco, ma allora allarghiamo un pochettino questo cuore, allarghiamo un pochettino questo orizzonte per contenere un po', almeno per frammenti, qualche cosa di questo tutti. Ancora due brevi osservazioni su questo versetto così decisivo, così meraviglioso. Gesù dice: io trarrò tutti, non dice che trarrà tutto, perché tante cose non, Gesù non le attira, le respinge. Il nostro peccato lo respinge, la nostra malvagità, i nostri brutti pensieri, le nostre liti, le nostre ristrettezze, i nostri egoismi e mille altre cose. Gesù le respinge. Gesù attira tutti, ma non tutto. Se noi vogliamo lasciarci attirare da Gesù, dobbiamo lasciare indietro tante cose, e ciascuno può pensare alle sue. E poi l'altra cosa che dice, l'ultima: quando sarò innalzato dalla terra, cioè quando sarò in croce. E qui ci si può stupire che Gesù non dica altre cose. Ad esempio, col mio insegnamento trarrò tutti a me. Perché l'insegnamento di Gesù è una cosa stupenda, una cosa sublime, insuperabile e insuperata. E allora avremmo potuto pensare, ad esempio, che Gesù dica: col mio insegnamento io trarrò tutti a me. Oppure avrebbe potuto dire: col mio esempio, perché anche lì Gesù ha vissuto una vita veramente esemplare, un modello di vita umana e cristiana, un modello che noi cerchiamo di proporre a noi stessi e certamente potremo proporre a chiunque, di qualunque religione o di qualunque ateismo, il modello della vita di Gesù. Avrebbe potuto dire: col mio esempio trarrò tutti, ma invece no, non l'ha detto. E non ha detto neppure: con la mia risurrezione trarrò tutti a me, perché anche quello è una prospettiva di vita eterna, una cosa bellissima, una luce grande, grandissima, che si è accesa il giorno di Pasqua. Avrebbe potuto dire: con la mia risurrezione trarrò tutti a me, invece no, con la croce trarrò tutti a me. E come mai la croce, una cosa che ci spaventa, una cosa che vogliamo tenere un po' lontana, perché è comunque un segno di sofferenza, un segno di martirio, un segno di morte? E allora perché proprio con la croce trarrò tutti a me? E beh, Gesù l'ha detto lui stesso, ha spiegato perché, quando ha detto: non c'è amore più grande che dare la propria vita
per i propri amici. Voi siete miei amici. Perché allora è la croce di Cristo la calamita del mondo? Perché? Perché lì, più che in qualunque altro luogo, si è manifestato l'amore di Dio. E la grande calamita della storia, la grande calamita del mondo è l'amore di Dio. Perché guardate, siamo tutti diversi anche qui in questo piccolo locale. Pensiamo alla diversità infinita che c'è nell'umanità. Siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali in un punto che abbiamo tutti, vecchi, giovani, bambini, bianchi, neri, italiani, africani, abbiamo tutti un immenso bisogno di amore. E ce l'abbiamo dall'inizio alla fine della nostra vita. Ecco perché la croce, come luogo della manifestazione dell'amore di Dio, che ha dato se stesso per noi, ecco perché la croce è la grande calamita del mondo. E in un modo o nell'altro, per vie che certo noi non possiamo né conoscere né anche immaginare, avverrà che ogni carne, come dice la Scrittura, scoprirà di essere amata e di essere amata lì, in quel luogo, e perciò di lasciarsi attrarre da quel luogo, da quel Dio che dalla croce convoca l'intera umanità. Amen.